Sì, quest'anno sì. L'anno scorso stare fuori praticamente tutto l'anno per me è stato veramente duro. Cioè, ho vissuto, e poi vedevo la squadra che andava bene, capito? Quindi è stata tosta. Quest'anno spero non avere più problemi e non vedo l'ora di cominciare. Vedo l'ora di cominciare, più una voglia anche di vedere il tuo livello, perché poi l'anno scorso tutti ti hanno apprezzato, ma in realtà ti sapevo vedere Sì, certo, sicuramente. Voglio mettermi in mostra, voglio capire anch'io da solo fino a che punto posso arrivare, quindi per me questa è una stagione importantissima. Cercherò sempre di dare il massimo, come anche l'anno scorso, il resto ci ho provato, poi è successo quello che è successo, però sì, per me questa è veramente una stagione importante. dal punto di vista fisico, proprio memoria di quello che è stato comunque un infortunio sicuramente brutto, com'è stato? No, adesso bene, adesso ho risolto tutto, quindi ora è alle spalle, tutto alle spalle. La difesa rispetto all'anno scorso ha perso i venuti, ha perso soprattutto per quanto riguarda l'esperienza un uomo come Paolo Castellini, però si può dire che comunque è una difesa rispettata, perché anche se si conosce da un anno, più magari un po' di più con Arturo, però è comunque una difesa che ha dimostrato di poter dire la sua, nonostante sia una difesa molto Sì, ha perso anche Camilleri che per noi comunque giovane. Anche sì, Camilleri, sì. era sì. Ma Paolo per noi era importante anche, cioè, prima cosa come calciatore, ma poi anche come persona per noi all'interno dello spogliatoio, soprattutto un gruppo giovane ci ha aiutato tantissimo. Quindi io lo ringrazierò sempre personalmente perché davvero mi ha dato tanto. Poi sì, Venuti comunque anche giocatore del girone nazionale, Under 21, quindi giocatore importante, però noi adesso, come hai detto bene tu, siamo, cioè la difesa è rimasta praticamente quasi la stessa, quindi dopo tutto l'anno fatto insieme, adesso c'è un altro anno, quindi sicuramente questa è una cosa importante aver già lavorato insieme. Poi ci troviamo molto, cioè molto bene tra di noi, siamo tutti amici, quindi anche fuori dal campo e questa è una cosa molto importante, secondo me. Se n'è andato Boscaglia, è arrivato Mister Brocchi, ti chiedo come hai vissuto ieri, mi ha fatto la stessa domanda precedentemente a Minelli, ti chiedo magari come hai vissuto questo cambio. Ma queste sono un po', cioè questo è il calcio in generale, quindi noi siamo abituati a questo. Ma la società ha fatto questa scelta, quindi noi apprezziamo. Poi io personalmente sono un ragazzo giovane, quindi ho avuto poche esperienze, non so dirti che è giusto. Cioè io mi metto a disposizione del mister, di quello che mi chiede la società, quindi adesso c'è il mister Brocchi e quello che dice lui per noi è legge. Quindi cerchiamo di fare tutto quello che ci dice dalla prima all'ultima cosa. Ma è così difficile capire quello che vuole Brocchi? Ti spiego. Il mister ha detto: io apprezzo tantissimo il lavoro che stanno facendo i ragazzi perché vedo che hanno capito quello che gli chiedo, però non stanno ancora facendo, quindi comunque non stanno ancora facendo il tutto. È una questione di assimilare un concetto molto difficile o soltanto questione di tempo? Per me è questione di tempo perché anche come, cioè anche Boscaglia quando è arrivato l'anno scorso comunque ci ha avuto il suo tempo per far capire le sue idee, per farle, cioè, per poi noi anche per metterle in pratica, quindi è un percorso normale secondo me. Il mister comunque è da poco che è qua, quindi sta cercando di spiegarci a noi come vede lui il calcio, tutto quanto, e noi cerchiamo di metterlo in pratica. Poi piano piano l'affiatamento crescerà e quindi ne trarremo benefici tutti. Guardando il calendario è una partenza abbastanza tosta. Però tanto la Serie B è tutta tosta, quindi o prima o dopo noi cerchiamo sempre di andare in campo e dare il massimo. Quanto riguarda il tuo ruolo l'anno scorso, ricordo che Boscaglia, forse più nelle amichevoli, magari in qualche allenamento, ti ha provato anche con la gara destra, che poi dopo non hai avuto un granché di tempo, forse non hai avuto la voglia di provarti lì. Tu però ti senti anche centrale è il ruolo che senti più tuo? No, il centrale è il ruolo che sento più mio, però ci ho giocato anche a destra, anche in passato, anche nel settore giovanile, poi ho fatto l'esordio proprio con la Roma, al terzino destro, quindi poi mi adatto bene, però comunque il mio ruolo è il centrale. Poi se devo giocare a destra sono disponibilissimo, quindi sono il primo a mettermi a disposizione del gruppo e di tutta la squadra. L'ultima domanda, domenica primo grande impegno ufficiale, come vi state approcciando contro una realtà che, da quello che si dice, sta vivendo un momento davvero delicato?
Ma per noi, a noi questa non è una cosa che comunque ci tocca più di tanto. Cioè, noi cerchiamo sempre di guardare a noi, sicuramente con grandissimo rispetto dell'avversario, perché comunque l'anno scorso hanno fatto un campionato importante e quindi se sono con giocatori importanti che hanno tuttora. Ma noi cerchiamo sempre di guardare in casa nostra, quindi vogliamo proporre il nostro gioco, proporre le nostre idee, ed è la prima gara ufficiale, quindi siamo tutti carichissimi, non vediamo l'ora. Almeno possiamo dire che inizia la stagione. Che per me l'ultima è una squadra che si è rinnovata in parte, è una squadra che si è ancora più ringiovanita, però oggi credo poi l'ultimo anno che è stata la testa di 3.000, normalmente erano 1.800 o qualcosa ieri, immagino ci sono già 3.000 abbonati dopo 8 giorni, praticamente anche sabato domenica, di tempo potevo fare, questa è una grande richiesta e risposta. Una grandissima cosa, ma infatti il pubblico, i tifosi a noi ci hanno sempre supportato, cioè per noi sono sempre stati l'arma in più. Io ti parlo già dall'anno scorso che comunque vedere lo stadio sempre pieno, la curva sempre piena, per noi è il massimo. Penso sia il sogno di ogni calciatore entrare nello stadio, nel proprio stadio e sentire il calore dei propri tifosi. Poi sì, siamo un gruppo giovane però molto affiatato, cioè ognuno vuole mettersi in mostra, tutti che per lo stesso obiettivo, quindi giovane secondo me è più tra virgolette una scusa, perché poi se vali non hai età, puoi valere tanto a 19, a 20 anni come puoi valere poi a 27, 28, a 30, 35, quindi l'età per me è solo un numero.